Ciao da Paolo dei Salvapelle. Qui abbiamo un tunnel Porsche 996 dove la plastica è rivestita con un soft touch ad effetto liscio che col passare del tempo si indebolisce. In questo caso, a differenza di altre auto, non si scioglie, non appiccica, però si graffia molto facilmente. È stato asportato completamente, sono già arrivato a plastica nuda, pronta per la riverniciatura, per dare il fondo e poi riverniciarlo. Però devo fare anche due piccole riparazioni, una qui lateralmente, che c'è una piccola ammaccatura, faccio un'incisione sulla plastica, e devo chiudere questo forellino dove c'era un LED per un presunto vero o falso antifurto, ma comunque è da chiudere perché in originale questo foro non c'è. Eventualmente vi faccio vedere anche una fase intermedia di lavorazione per la riparazione specifica del foro. Bene, l'abbiamo pulito, adesso procediamo a riparare i danni alla plastica e poi alla verniciatura. Tunnel Porsche 996, è stato riparato il foro nella parte anteriore, riparato il graffio sulla parte laterale destra e un paio di piccolissimi graffetti in questa zona. Dove è stata fatta la riparazione, la plastica da leggermente zigrinata è diventata liscia. Adesso vado a riprodurre la ruvidità con un prodotto texturizzante e poi seguirò la verniciatura. Ho anche il tunnel Porsche 996 terminato. Vi faccio vedere nei dettagli le parti un pochino più critiche. Per la precisione sono la riparazione del foro centrale, con ripristino anche della sgrinatura, altrettanto nella parte laterale destra quella piccola incisione che c'era sulla plastica e anche quei piccoli graffetti in questa zona. È tornato tutto veramente in ottime condizioni, un restauro che è venuto molto molto bene, anche perché la plastica, a parte il problema del soft touch, era veramente perfetta, nessun graffio particolare, tranne quei piccolissimi danni che vi ho descritto. Bene, tunnel Porsche 996 pronto, vi saluto e ci vediamo alla prossima lavorazione. Ciao a tutti da Paolo dei Salvapelle.